A dimostrazione di quanto ormai sono divenuti importanti per Electronic Arts dopo il successo stratosferico di Apex Legends e l'ottimo risultato di Jedi Fallen Order, i Respawn hanno ufficialmente confermato di essere al lavoro, direttamente o indirettamente, su ben 3 giochi legati all'universo di Guerre Stellari. Vediamo quali. Se c'erano dubbi sul mantenimento della licenza di Star Wars nelle mani di EA, questi sono stati fugati quest'oggi da un post ufficiale sul blog del colosso americano, che ha svelato addirittura 3 diversi progetti in sviluppo. Respawn, come detto, è coinvolta in tutti e 3, e il primo è ovviamente il confermato seguito di Jedi Fallen Order, anche se il titolo esatto non è stato precisato e non è ancora detto che si tratti di un seguito diretto. Il director però è sempre Stig Asmussen, compare lo stesso team alle spalle, dunque è chiaro che la strada seguita sarà molto simile. Più interessante, se non altro perché è più sorprendente, la seconda conferma, perché Respawn sta lavorando a uno sparatutto in prima persona nell'universo di Guerre Stellari, guidato da Peter Hirschman. Quest'ultimo ha peraltro uno storico legato al marchio, dato che ha lavorato a Force Unleashed e Empires at War in passato. Considerato il pedigree di Respawn nel genere degli shooter, le possibilità legate a questo progetto sono a dir poco stuzzicanti, ed è forse quello che attendiamo di più. Il terzo gioco, invece, è uno strategico affidato ai Beat Reactor, ove Respawn si limiterà alla produzione. Persino questo team pare solido, poiché è composto da ex veterani di Firaxis, team a dir poco noto nel campo degli strategici. Al momento è difficile capire se si tratterà di uno strategico a turni o in tempo reale, ma vista la software house coinvolta, propendiamo per la prima tipologia. In tutto questo, le conferme date da Respawn a Electronic Arts sembrano essere state apprezzate da Lucasfilm Games, che al momento si è detta felice di continuare a lavorare con loro. Se da una parte però lo sviluppo dei 3 giochi è già cominciato e il nuovo Jedi Fallen Order è sicuramente in lavorazione già da un po', resta comunque probabile che gli altri 2 giochi ricompariranno tra parecchio tempo. Vedremo, ma se non altro, i fan di Guerre Stellari hanno di che speculare. E voi? Felici del fatto che sia Respawn a seguire questi progetti o vorreste una completa rivoluzione per Star Wars in campo videoludico? Fatecelo al solito sapere nei commenti e se volete supportare il nostro lavoro, non scordate di iscrivervi al canale di Multiplayer.it. Alla prossima!